amici, siamo qui al Riccardas a Downtown Toronto a celebrare l'inizio dell'Opening Night dell'ICFF 2019. L'ottava edizione è ricca di guest, special events e film per tutti i gusti. Stamattina abbiamo visto la conferenza stampa di Luca Barbareschi all'Istituto Italiano di Cultura di Toronto, che ci ha raccontato un po' dei suoi progetti e dei lavori che ha portato qui al festival. Ben tre quest'anno. Infatti il film di apertura Dolce Roma è stato prodotto da Luca Barbareschi, ma dove anche lui è attore principale. Oscar Martello, uno dei più importanti produttori di cinema a Roma, che del resto è l'unico posto dove si fa cinema in Italia. Si dice che non dorma mai e, come tutti i ricchi sfondati, è infelice, soprattutto di notte. Di giorno, invece, è uno che va dritto anche quando ci sono le curve. Ha il tipico atteggiamento di chi è pronto a piantare chiodi nel mondo. È arrivato dal nulla e ha saputo conquistare Roma, passando anche per il matrimonio con una delle donne più ricche in circolazione. Due figlie, Cleo e Zoe, per le quali nessuno sa se prova affetto, ma che certamente vuole proteggere da quei chiodi che lui stesso ha piantato nel mondo. È un film curioso, è un film un po' spiazzante, un film che vuole far ridere, commuovere se riusciamo in certi momenti, ma soprattutto è un film che è un remix di generi, per cui credo sia uno dei pochi film italiani che non sembra un film italiano nel senso vecchio della parola, perché il cinema italiano ha avuto un po' di flessione negli anni passati, invece questo è un film spettacolare dal punto di vista visivo e mi ha restituito tanto, perché un film a volte investe economicamente ma non, poi non ti dà indietro delle emozioni, invece questo film mi ha dato tantissimo. I want to do the movie just as a producer, not anything else. But then nobody wanted to do this movie as an actor because it was too, the character was too overwhelming, it was too much. And then I said, so I'll do it. Oscar, mi hai mandato a chiamare. Domani iniziano le riprese del film e non è che non ci sia proprio niente da fare, ecco. Senti un po', Tarkovsky dei poveri. Io ho letto la sceneggiatura. Non si capisce un cazzo. Non credo di capire a che cosa ti riferisci, Oscar. Ma le scene devono essere così lunghe, per forza. Se non fosse stato necessario, non le avrei fatte così lunghe, Oscar. Dai, retta d'Andrea. È in gamba, è sensibile. C'è testa, lui, capisci? Tutto qua? C'è altro? Se tu sbagli il film, io ti spezzo le ginocchia, poi le ingesso e poi spacco il gesso. Va bene. It's the prototype of the producer. You know, producer usually are very nasty, are very aggressive, and I had the chance to put the worst of me in the movie. It's fantastic. Può far tutto Oscar Martello, può strangolare uno sceneggiatore, commuoversi dopo un secondo, chiedere, innamorarsi di un'attrice che è una sciroccata terribile, tradire la moglie, piangere davanti alla moglie. È uno psicopatico vero. Per cui, quale occasione migliore per un attore per dare libero sfogo alla tua creatività? Mia moglie mi diceva che anche a casa era così in quel periodo. Mia figlia ha detto, no, è sempre così, non te ne sei mai accorto. Rodolfo, scrivi. Lei dorme seminuda nel letto, fuori solo il rumore delle cicale. È notte, improvvisamente un'ombra passa, lei ha un sussulto, si gira, una mano scheletrica si avvicina, scappa dal letto, corre per un corridoio lunghissimo, 10, 100, 1000 ombre che la inseguono, corre verso una macchina che esplode, titolo, La città delle ombre, una serie di Oscar Martello. Hai scritto? Io non sono Rodolfo. E chi cazzo sei? Sono Ronaldo, scrivo la fiction sulla casa famiglia. Ma vaffanculo, telefona Rodolfo, dettagli il film che facciamo i soldi. La vita è breve, dormiremo da vecchi. Are you happy to be here in Toronto? I am so glad and proud and happy to be here and stop. Sentiamo veramente a casa, accolti in maniera straordinaria, in un ambiente assolutamente familiare e soprattutto super super professionale, quindi siamo veramente felici. È la prima volta qui
in Canada, quindi sono molto contenta. Sembra di essere in America, ma col colesterolo a posto, quindi insomma è bellissimo. E poi ci sono tantissimi italiani, quindi mi sento a casa. Questa cosa geniale di essere italiani, non essendo in Italia, capito? Questa è una cosa geniale, secondo me. Come stare in Svizzera? Come stare in Svizzera? Cioè, nel senso che uno si vanta dell'arte italiana, del cibo, però non assumendosi delle responsabilità, cioè è giusta come cosa, capito? Vi siete levati prima, tipo Riccardo Fogli con i Pooh, cioè un attimo prima della tragedia. Gli italiani sono amanti del calcio, questo non vuol dire che insomma non volevamo anche noi celebrare in qualche modo la partita di basket dei Raptors. È per questo che stiamo proiettando proprio in questo momento il Game 6. Vedremo come andrà a finire, insomma, speriamo, incrociamo le dita. La grande kermesse è iniziata alla grande, come avete potuto vedere, ma questo è solo l'inizio. Buonasera. Stasera vorrei parlarvi di un'occasione da non perdere, la possibilità di vedere in carne e ossa uno dei personaggi dello spettacolo italiano più famosi e amati, Ezio Greggio. Sì, proprio lui, il conduttore di Drive-In e di Striscia la Notizia, il direttore del Festival della Commedia di Monte Carlo. Ezio sarà qui con noi al Festival per la sua 8ª edizione. Attenzione amici, perché siamo ora giunti al momento sacro dell'asta tosta. Sto infatti per presentarvi una nuova, splendida, straordinaria realizzazione dell'esimio maestro Teomondo Scrofalo. Eccolo qui. Guardate l'audacia di quest'opera, che il maestro Scrofalo è riuscito a dipingere al contrario. Infatti quest'opera il maestro l'ha dipinta coi piedi attaccati al soffitto e la testa all'ingiù. Oh, devo anche dirvi che mentre la dipingeva era completamente nudo. Sempre in questa posizione, completamente nudo, il maestro Scrofalo riceveva in questo periodo i suoi clienti. Oh, devo dire appunto che quest'opera risale al periodo figurativo, cioè quando lui faceva certe figure, ma certe figure, basta guardarlo. Oh, se qualcuno non amasse questa tematica, non ha problemi, perché l'opera è rivoltabile, come tutte le opere del maestro Scrofalo. Anzi, direi che più che rivoltabile, è un'opera veramente rivoltante. Ma Ezio è anche un uomo di cinema. Ha lavorato con il regista Carlo Vanzina, interpretando ruoli comici nei primi cinepanettoni come Vacanze di Natale 90, Vacanze di Natale 91, insieme ad attori quali Christian De Sica, Renato Pozzetto, Jerry Calà. Di là, di là, di là, di là, di là, di là, di là. Oh. Io becca! Lui! Ma non basta, adesso c'è stufato, prendi! Cos'è? Una pistola. Oh, guardate che il mio amico è un campione di tiro. Questo vi piazza una pallottola sulla fronte a 100 metri. È uno in gamba. Non lo fate stare, perché questo non è come me. Questo qui non ci pensa un secondo a spappolarvi il cervello. Chiaro? Con la pistola in mano perde il controllo, diventa nervoso. Aldo, calma. Aldo, tranquillo. Aldo, controllati. Aldo? Aldo? Non finisce qua, cieco, non finisce qua. E non finisce qui, no. Vuole i suoi soldi questo! I suoi soldi vuole! Se vuoi i tuoi soldi, vieteli a riprendere! Te ritrovo, cieco, te ritrovo! Nel 1994 Greggio esordisce alla regia con Il silenzio dei prosciutti, seguito da Killer per caso e Svitati. Tutte e tre le produzioni vengono girate a Hollywood, dove Ezio Greggio conosce Mel Brooks, con il quale nasce un intenso rapporto professionale e di amicizia, che lo vede anche a fianco del compianto attore torontino Leslie Nielsen. Then you were here. Yes, I were here. I was here. You too? And so, why are you asking me? Move on. What happened? It was raining. She was starving. So I whipped up some sharp knife, some sandwich. After she ate, she wasn't hungry anymore. Then she went right off to the bed in the swamp, in the suite. And she told me she had a long drive the next morning. That's the trout. The trout? Yes. I'm not a liar. I tell you the trout. The truth. I want the truth. It's not a problem. Okay. Here it is. The truth. And so now I have to make the bets. I told you all I know.
Il suo amore per la risata e per il comico sul grande schermo lo ha portato nel 2003 a fondare il Monte Carlo Film Festival, una rassegna cinematografica internazionale interamente dedicata alla commedia. Questa manifestazione vanta ogni anno la partecipazione di personaggi del mondo della commedia internazionale e dello spettacolo, di grandi registi e artisti di fama mondiale. Ezio Greggio ha sempre privilegiato la parodia, lo chiamerei quasi il re della parodia, la presa in giro, lo spoof, che appunto è stato poi il principale momento di incontro con Mel Brooks. Greggio sarà al Cineplex di Vaughan martedì 18 giugno alle ore 19 per presentare la sua esilarante parodia Box Office 3D, detto anche il film dei film. E il divertimento è assicurato. E lo sarà ancora di più se pensiamo alle invenzioni alle quali potremo assistere quando sarà sul palco del Cineplex di Vaughan. Ci sono film che hanno fatto la storia del cinema. Vi confermo che il quadro rubato è il Giocondo di Teomondo Scrofalo. Se avete cercato di decifrare il codice da Vinci. Luce. Buongiorno, professor Strong, e benvenuto al Museo del Louvre. Che cos'è? Un gratte da Vinci. Se vi siete emozionati col Gladiatore. Ave o Cesare! Chi è? Morituri ti saluta! Morituri, cominciamo bene. Io c'ho moglie e figlio e sto a finire la casa affrascati, sì bravo, c'ho pure il mutuo da pagare, andiamo, no? Se la fantascienza vi ha fatto scoprire nuovi mondi. Sembri quasi più un buffo che un guerriero. Se credete al mondo dei piccoli maghi. Harry Potter, non classificato, Hermione. Due. Ma sempre due? E io sempre due ne vedo, anche la notte. Non dovete perdere. Benvenuti alla partita delle scope volanti. Le scope volanti sono a fare intagliando. Il primo film italiano in 3D. Ho detto, sono Don Diego della Vega. Don Diego della Sega. Ma qua sì. La più grande parodia cinematografica di tutti i tempi. Ma io mi sono occupato. Se no me ne vado a stare a vedere Pupun. Che può succedere ancora di tutto. Che sono un capitano. Lui è Frodolo, il signorino degli anelli. Viene dalla terra di mezzo. Sì. Vattene via, impostore! Ora vediamo chi è l'impostore. Ah! Ah! Uso scassata, capi! Ah! Andiamo! Azzoreda! Devi entrare a far parte di quell'accolita. Ma lì nessuno c'ha l'accolita. Accolita! No, accolita. Ma come, Forro con la F? Che gente strana. Box Office 3D, un film di Ezio Greggio. Non perdete l'occasione di partecipare a questa serata. Sul nostro website icff.ca troverete tutto ciò che è necessario per acquistare un biglietto per voi, per la vostra famiglia e per i vostri amici. Ci vediamo al cinema.